Datemi un brevissimo tempo per usare parole chiare e nette del mio pensiero. La guerra è il fatto umano più orribile che esiste al mondo. Quindi la guerra di Putin è orribile, illegale e indifendibile. Adesso noi dobbiamo parlare di che cosa si può fare in questo momento per non ripetere solo parole di condanna e trovare una via diplomatica e politica. Caprarica è stato molto chiaro e molto netto. Io la penso in questo modo: l'espansione della NATO ai confini della Russia non ha aiutato negli anni scorsi e non aiuta adesso. Anzi, l'Ucraina può diventare in questo momento un modello per una nuova stabilità e sicurezza in Europa, uno Stato neutrale, ponte tra l'Occidente e l'Oriente. Mandare armi in Ucraina si rischia, il che legittima la resistenza ovviamente dell'esercito, ci mancherebbe altro, e del popolo ucraino, ma scegliere di mandare armi si rischia di trasformare quel territorio in un nuovo Afghanistan. Pagheranno le conseguenze proprio i cittadini, e allora ci vuole una grande iniziativa politica, proposte concrete, ONU, Unione Europea e Cina, in modo che a quel punto si capirà se Putin bleffava prima di invadere e se oggi vuole sedersi veramente per costruire insieme un'Europa di fratellanza e non più con missili nucleari puntati gli uni contro gli altri. Adesso è un momento delicatissimo. Io sono per una soluzione pacifica, politica e diplomatica. Se continuiamo anche noi a creare un'escalation militare, io credo che allora veramente ci troviamo su un punto che potrebbe essere di non ritorno. Generale.